Salve a tutti, oggi invece di parlare di cose più terrene, più complicate, vogliamo parlare di arte. Arte con la maiuscola. Siamo con il maestro Piero Augusto Breccia, pittore di origine ordietana, metà trentino, metà ordietano, in verità romano, Sì. perché ha vissuto a Roma, ha lavorato a Roma, cardiochirurgo di fama anche qui internazionale per anni, poi improvvisamente ha scoperto la sua vena artistica all'inizio, no? Era Sì. diciamo una vena artistica, poi piano piano è diventato un artista affermato, ha abbandonato la carriera medica e si è dedicato all'arte. Beh, certo, è stata una vocazione. Una vocazione, Una ecco, più che... vocazione che non aveva alcuna avvisaglia in precedenza. Vede, uno nella vita può decidere di diventare prete, ma non può decidere di diventare santo. Certo. La santità è una grazia, l'arte è una grazia, non è qualcosa che si va a cercare razionalmente inseguendo le espressioni del proprio talento naturale. Per cui non ho mai disegnato, da bambino, da giovane, in quelle poche occasioni in cui mi veniva data la possibilità o l'obbligo di farlo, come A succedeva al scuola. Addirittura. liceo, a scuola, io ero bravissimo in tutto, meno che in quello. Assolutamente negato, avevo la certezza della mia negazione per il disegno. Quando me ne sono accorto avevo già 36 anni. Avevo già operato un migliaio di interventi sul cuore, ero stato un pioniere della cardiochirurgia italiana perché quando io ho cominciato a fare il cardiochirurgo, andando ad imparare i rudimenti della cardiochirurgia in Svezia, al Karolinska Sjukhuset, dove operava il padre della cardiochirurgia mondiale, che era il professor Björk. Quello che ha inventato la macchina cuore-polmone, quello che ha inventato le valvole artificiali. In Italia non se ne parlava allora di questo genere di chirurgia. Quando io intrapresi questa strada, mi prendevano per matto, perché quando si comincia qualcosa di nuovo, Sei matto, non sei sei mai un fuori pioniere, no? della... certo. Quindi se c'è un legame con l'arte e con quello che poi ho fatto, dal momento in cui ebbi la vocazione dell'arte, la stessa apparenza di un'irrazionalità improvvisa che non ha spiegazioni logiche. Quando io decisi di fare il cardiochirurgo è perché avevo questa passione, avevo questa ambizione, questa voglia di andare oltre il seminato. Quando mi è stata data la grazia dell'arte, ho inaugurato una nuova pagina della storia dell'arte, ritrovando anche lì le stesse amarezze, gli ostacoli, il giudizio Degli poco altri. fondato degli altri. Quindi c'è in qualche modo una risonanza fra la prima e la seconda parte della mia vita, che nel mio carattere più che nell'oggetto della mia attività. Vorrei entrare subito, immediatamente, nel tema. Pier Augusto Breccia e la pittura ermeneutica. Sì. Che cosa significa? Sappiamo tutti dal greco, Beh, Hermes, eccetera. certo. Che cosa vuol significare questa definizione? Beh, l'uso del termine ermeneutica in quanto aggettivo indica quell'attività interpretativa che ognuno di noi può avere nei confronti dell'oggetto reale, anche se ermeneutica è diversa da dire semplicemente interpretazione. Perché l'ermeneutica è l'interpretazione di qualcosa di più dell'oggetto reale, è un termine riservato all'interpretazione della Bibbia, dei testi sacri, dei Veda, di tutto ciò che riguarda e concerne l'essere e non semplicemente l'esistere, anche se poi l'esistere contiene l'essere essendone È una certo. espressione obbligata, altrimenti l'essere rimarrebbe qualcosa
di fortemente astratto. L'ermeneutica, detta come sostantivo, è una nuova pagina della filosofia mondiale, inaugurata in Germania con qualche visaglia precedente in filosofi che si chiamano Kierkegaard e poi diventano Heidegger, Gadamer, Rorty, Levinas, tutta la scuola tedesca e francese. In Italia Vattimo è uno dei filosofi dell'ermeneutica. E la filosofia ermeneutica è un modo di intendere il reale che deriva dalla negazione dell'oggetto e del dogma che era stata fatta da Nietzsche all'inizio del Novecento. Una volta negata l'oggettività del reale, e quindi negata la metafisica dell'oggetto, rimane il nichilismo, cioè a che cosa l'uomo si può rifare se non esiste più né un soggetto kantiano di carattere dogmatico né un oggetto reale di carattere dogmatico. Annullato questo, la filosofia si è aperta al nulla, in tutti i campi, quello dell'estetica, ed è, questo è ben rappresentata, no? Dai movimenti dell'arte contemporanea che all'inizio del Novecento presero a martellate, per dirla con frase nicciana, il dogmatismo precedente, E con la non arte poi con la non successiva. arte successiva. Quindi la prima rottura è stata fatta con l'urinatoio di Duchamp. Ecco, quindi l'urinatoio di Duchamp equivale al martello di Nietzsche, cioè qualcosa che vuole negare il dogmatismo della filosofia e dell'atteggiamento precedente della cultura europea. Come si esce poi dal nichilismo? Perché è giusto che ci sia una negazione. Eh? Una negazione dell'oggetto in quanto realtà non significa negare che esista una verità. Una verità è ancora presente e va ricercata attraverso una interpretazione soggettivistica, ovviamente, di una realtà che non è più cosa, ma è linguaggio. Se noi guardiamo al mondo come fosse parola, e non cosa, la ripossiamo leggere da capo, dandogli nuove interpretazioni e nuovi significati che la rendono oggettiva. È l'interpretazione a rendere oggettivo l'oggetto e non è mai una verità ultima, anche se sembra sempre ultima. Questo atteggiamento è l'atteggiamento della scienza oggi, no? Nessuno degli scienziati oggi può pensare che le sue scoperte arrivino ad una verità che poi non viene superata, anzi, il presupposto della scienza è proprio che la realtà non sia più una cosa, ma un linguaggio da poter di nuovo leggere Da in maniera rileggere diversa. e sviluppare. Ora, questo era già successo inconsapevolmente, perché quanti universi ci sono stati, no? Da Tolomeo, Copernico, poi Galileo, poi Einstein, Newton. Ecco, allora, qual è l'oggettività dell'universo? No, esiste solo perché queste interpretazioni lo hanno fatto esistere e non siamo ancora arrivati all'ultima, anche se dobbiamo vivere convenzionalmente nell'ultima Con verità. certo, Ora, la mia coesistente. pittura, che cos'è? Non c'è nulla nella mia pittura di riconoscibile in quanto oggetto. Io non racconto fatti. Non racconto storie che tu devi conoscere per Per poter poter entrare nel certo. quadro, non dipingo volti umani per cui c'è un'età, Un una riferimento. provenienza, un'espressione, non hanno abiti, sono figure grigie. Gli ambienti hanno una spazialità assolutamente arbitraria. C'è una profondità nei miei quadri, ma non è la Certo. profondità ottenuta con le regole della logica. È una spazialità arbitraria come è lo spazio come arbitrio, come principio di coscienza. Noi siamo spazio pensante e se usiamo lo spazio pensante non abbiamo bisogno Di di tutto. calcolarlo fuori, perché è il Certo. nostro spazio che noi guardiamo e non quello che appare. Però il quadro oggi, un qualsiasi quadro di Pieraugusto Breccia ti permette di interpretare, di capire, di vedere un qualche cosa, cioè quello che
che è mancato forse prima era con la non arte, con la negazione di tutto, eccetera, che tu guardavi l'opera e lì rimanevi. Era oggettiva quella, certo, quella non opera, perché a questo punto è non arte, quindi non, certo, opera, sia, no? Il nichilismo che l'arte rinascimentale sono ferme su un punto inamovibile, no? Se uno non conosce la storia di Giuditta Oloferne, inutile, se guarda Giuditta Oloferne potrà vederla come la bellezza che trascende, sì, sicuramente il racconto, però è importante avere qualcuno vicino che ti racconti, certo, chi è Prometeo e, certo, e chi è Zeus, certo, quindi il tempo dell'oggettività metafisica è finito da tempo, perché l'uomo contemporaneo non è più disposto dal punto di vista coscienziale a immaginare un Dio con la barba che tocchi il dito d'Adamo, perché l'idea di Dio oggi non corrisponde assolutamente a quella che il pensiero contemporaneo ha di Dio. È una bella raffigurazione, ma sì, non si può intendere... Dovendolo raffigurare, lo raffiguro così. Non è una cifra, non, certo, è la parola. Per rappresentare Dio occorre la cifra, la parola. E la Bibbia comincia dicendo: all'inizio era il Verbo, e il Verbo sedeva presso Dio, e il Verbo era Dio. Quindi Dio e la parola sono una cosa sola. Quindi uscire dal nichilismo recuperando il linguaggio della realtà, recuperare cioè la parola di Dio, è entrare in rapporto con un'umanità che noi non conosciamo in superficie, ma che si rivela attraverso le opere dell'arte, che nascono dal profondo della coscienza. Quello che lei legge nei miei quadri, e non essendo né racconto né fatto né cosa, e quindi non ha bisogno assolutamente di intermediazioni, per cui qualunque persona, un bambino, un ignorante, un filosofo, possono leggere e interpretare con i loro contenuti quelle che sono le mie opere. Ma alla fine il nocciolo di tutta la mia pittura è l'emergere dell'essere. Quindi quello che io rappresento qui non è altro che ciò che riguarda l'essere umano, l'amore, il dolore, la libertà del volere, la conoscenza, la sapienza, sono tematiche concernenti l'essere umano. E quindi questo emerge dall'insieme dei miei quadri. Ora, questa mostra in particolare si svolge in un ambiente... Ecco, sì. Spieghiamola un attimo, perché è particolare, no? Sono più mostre in una, di fatto. Certo, perché io amo questo posto. Primo perché, come lei diceva prima, la mia famiglia paterna è di origine orvietana, e perché ho avuto il mio battesimo artistico ad Orvieto. Per pura casualità feci la mia prima mostra nel 1981 alla Galleria Maitani, che oggi non esiste più. E quindi c'è un ritornare nel posto in cui ha avuto origine la mia attività artistica e in cui c'è stata la storia di mio padre. Quindi, ma al di là di questo, mi piace questo ambiente, perché questo ambiente è fatto con cinque grandi sale successive, comunicanti una nell'altra ma separate, per cui dall'una sala non si vede subito che cosa c'è nell'altra, è sempre un andare incontro ad una sorpresa. Allora, sia per coerenza di forme e coerenza di contenuti, perché tanto nell'arte la forma e il contenuto sono una cosa sola, dove è coerente la forma è coerente anche il tema che viene proposto, io ho creato una successione di temi e quindi di diverse forme che vanno dalla prima sala, dove c'è la metafora del potere, il potere istituzionale, raffigurato, sì, in un certo raffigurato modo, però, certo, dove ci si può riconoscere comunque il potere, ma non è questo o quel potere. Un bambino può vedere in quelle figure il potere della madre o, certo, il padre, non necessariamente o il maestro, o il professore, o il, no, professore. Ecco, quello che io volevo dire, fare ermeneutica significa lasciare che il tema emerga nella forma e nei modi in cui chi guarda possiede in sé le categorie per, certo, farle emergere. Del tema poi tu dicevi qual è il tema. Quindi non faccio politica io quando faccio un, certo, tema come quello, anche se c'è una grande amarezza nel rivelare quali sono i rischi eternamente presenti in un potere, certo, che annulla l'umanità o che si sostituisce all'umanità.
Qui siamo nella seconda sala. Qui siamo in una sala che è dedicata, no, siamo nella terza. La seconda sala è dedicata al tema religioso. Il religioso non nel senso del dottrinale, il religioso è il sacro. Sacro, trascendente. E dove la maggior parte delle opere sono contraddistinte dalla presenza di questi linguaggi cifrati, che sono appunto la cifra, la parola, il verbo. Diciamo prima il verbo. Certo. In questa sala ci sono tematiche esistenziali, tematiche di vario tipo, dei rischi dell'esistere. I rischi dell'esistere non legati a terremoti, ma i terremoti dell'anima, le tempeste dell'anima, le rivoluzioni nostri interiori. Quindi una sala molto più libera nelle forme, perché essendo vari i momenti in cui l'esistenza si compie, i quadri hanno una notevole ricchezza di forma e di espressione. Nella sala successiva abbiamo ancora è un tema esistenziale svolto però con un linguaggio diverso, che è quello delle onde. Sono opere in cui le linee in sé creano lo sfondo, mentre in questa sala gli sfondi esistono o come cieli stellati o come stanze o come posti città, ecco, sì, per esempio, sì. Quello che abbiamo qui dietro, sì, no? Sì. C'è una grande città rappresentata lì, che è in fondo la parte, diciamo, intellettiva dell'opera, no? L'architettura è sempre elemento metaforico della nostra capacità di costruire razionalmente, laddove invece il cielo stellato è qualcosa che corrisponde all'abisso, che contiene l'intera nostra intelligenza, la nostra capacità costruttiva, e di mezzo c'è la parola, come qui in questo quadro, no? Questo arco bianco al sotto del quale si muove lo spirito, questa colomba, lo spirito umano. Allora, dicevo, nella penultima sala, invece di avere sfondi come questi, sono le linee sole a fare da sfondo, nel loro incrociarsi con scacchi bianchi e blu, creando delle forme spaziali ondulate all'interno delle quali le figure si muovono come in un mare in tempesta, più o meno tempestoso, e raccontano la possibile storia di ciascuno di noi nel corso della propria vita. E nell'ultima sala invece c'è l'uscita da tutto questo, c'è la dimensione cosmica domina, quei cieli stellati che in effetti non sono cieli stellati, ma sono l'universo come lo vediamo fuori del nostro cielo, quindi è l'universo visto come immagine di Dio, del mistero, di quello cioè che noi non conosciamo ma dentro il quale siamo compresi. L'ultima sala è questa dimensione del trascendente che ci libera forse da tutto quello che abbiamo visto nelle sale precedenti come momento di riflessione, a volte momento di angoscia, a volte momento di gioia e di paura, perché l'animo umano vai oltre. Cioè, certo, lì si va oltre e si va in comunicazione con quella dimensione cosmica che in fondo è alla radice della nostra coscienza. Se noi continuiamo a pensare a noi stessi, dobbiamo dire siamo comunque un mistero. E questo mistero è questo universo luminoso, perché quell'universo non è la notte stellata di Magritte, dove la notte è una notte. Qui invece siamo in una notte luminosa, cioè come lo vedi in un'astronave quando esci dall'atmosfera. Io volevo fare questa domanda apparentemente sciocca. Prima lei ha detto l'arte per lei è stato un dono, no? Ha scoperto una grazia, di avere questo grazia. Lo dico. Esatto, il rapporto fra l'artista e la fede. L'artista e la fede è un rapporto strettissimo, cioè ci sono tre parole che sono sinonimi, che si possono sostituire perché tutte e tre nella loro esperienza personale hanno lo stesso percorso, sono l'amore, l'arte e la fede. Non ci può essere fede senza arte, arte senza fede, arte senza amore. L'artista ha fede non soltanto nel discorso religioso, deve avere la fede in una sua missione, in un compimento di un mandato, perché ogni cosa che tu fai è destinata al mondo, non è lì perché tu mi applaudisca, è lì perché io posso darti qualche cosa. Quindi il fare arte è un atto d'amore anche per chi
riceverà quelle cose. Non è mai un atto ambizioso, anche se c'è il rischio che nell'arte si possa diventare narcisisti. Ce ne sono tanti gli esempi di narcisismo di artisti, grandi artisti, che a un certo punto della loro vita, per il successo, per il denaro, diventano artisti da mercatino, no? Io non credo che la mia pittura sia disponibile a tradire se stessa. Sono 40 anni che faccio questo lavoro. Ho avuto comunque un grande riconoscimento in qualunque posto sia andato, soprattutto negli Stati Uniti, dove ho lavorato 12 anni e dove ho avuto la fortuna di lasciare tante opere in collezioni private, in collezioni pubbliche, che mi permettono di sopravvivere senza bisogno di andare a chiedere finanziamenti allo Stato con i sistemi Che conosciamo. che conosciamo tutti qui in Italia. Quindi rimanere autonomi, indipendenti, è la prima garanzia della qualità, della coerenza del proprio lavoro artistico. Dell'autorevolezza dell'artista. Perfetto, Certamente. noi per ora la ringraziamo. Ricordiamo che la mostra è aperta fino al 30 giugno, Fino se al non ricordo 30 di male. giugno, sì. Speriamo che torni presto ad Orvieto, perché è sempre un piacere vedere le sue opere. Ce n'è un'altra a Trento, ecco, se È magari qui qualcuno vicino, è qui vuole venire qui dietro. vicino, a Ecco, una ottobre c'è bella una gita in grande montagna si mostra. Eh sì, potrebbe a fare. ottobre. Noi intanto ci facciamo un giretto per le sale e Va bene. guardiamo i suoi quadri. Va bene. La ringrazio molto. Grazie. Grazie. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.